Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Venerdì sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sarà appunto pubblicato il bando per i lavori, per l'assegnazione dei lavori per la deviazione del porto canale di Pescara, un'opera o meglio degli interventi che sono ormai attesi da tanto tempo per risolvere i problemi che riguardano il porto, in particolare l'insabbiamento. E proprio per questo motivo in apertura siamo subito a Pescara con Paolo Renzetti e con il primo cittadino Carlo Masci per parlare appunto di questo intervento. A te Paolo, buon pomeriggio. Grazie Andrea, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori, un grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci perché finalmente ci siamo, sindaco, dalle parole ai fatti, parte il bando di gara per l'assegnazione dei lavori del porto di Pescara. Sì, buon pomeriggio a voi, ai telespettatori. Oggi è un giorno felice per Pescara perché finalmente dopo tanti anni di parole abbiamo dei fatti concreti. Quest'anno abbiamo lavorato molto con la regione, con l'autorità portuale per far sì che i lavori del porto potessero partire velocemente e oggi ci siamo, finalmente mi viene da dire, perché questo è il primo lotto che congiungerà il molo nord alla diga foranea, poi avremo il secondo lotto che congiungerà il molo sud alla diga foranea e infine l'ultimo intervento che realizzerà il porto, un porto all'altezza delle ambizioni di una città come Pescara, perché fino ad oggi da troppi anni oramai non abbiamo più un porto, gli stessi pescherecci non possono più ormeggiare a Pescara, quindi pensiamo alle grandi navi che noi vogliamo invece far venire a Pescara. Adesso c'è un grande spiraglio di luce, nel senso che oramai i lavori non si fermeranno più, partono e oggi abbiamo veramente un risultato incredibile. Mi viene da ringraziare in particolar modo il presidente Marsilio, il presidente Sospiri, perché hanno lavorato molto insieme a noi affinché questo obiettivo fosse raggiunto. Continueremo a monitorare ogni cosa, però oramai sicuramente il percorso è tracciato e in breve tempo, in pochi anni, Pescara va un porto che si possa definire finalmente un porto. Sindaco, vogliamo dare qualche numero per quanto concerne questi lavori, perché saranno lavori che dureranno, come diceva lei, alcuni anni. Si inizierà con una parte di realizzazione del progetto e poi si andrà a proseguire. Vogliamo spiegare un po' nel dettaglio in cosa consistono questi lavori? Sì, noi abbiamo i primi 15 milioni di euro che saranno utilizzati per congiungere il molo nord alla diga foranea. Poi ci sono altri 16 milioni di euro che serviranno per congiungere il molo sud alla diga foranea e per deviare il corso del fiume per fare in modo che il fiume Pescara esca direttamente a mare verso la diga foranea. E poi gli ultimi 21 milioni di euro serviranno per realizzare il bacino portuale anche con il dragaggio per permettere al porto di avere dei fondali adeguati a ospitare anche navi passeggeri come noi vogliamo a Pescara. Questo intervento completerà la separazione tra il fiume ed il porto in modo tale che non avremo più problemi di insabbiamento e farà in modo che ci sia un porto che sia all'altezza di una città come Pescara e che diventi uno dei porti più importanti dell'Adriatico. Lei ha anche un sogno, lo possiamo dire, ne parlavamo prima a microfoni spenti, quello di realizzare una passeggiata lungo il fiume Pescara che possa congiungere l'inizio della struttura proprio portando questa passeggiata fino al mare. Sì, perché Pescara ha avuto il fiume sempre come elemento di serie B, invece penso che come in tutte le città il fiume debba essere valorizzato e questa è l'occasione per farla. Penso a un grande boulevard, una passeggiata che parta dalla rotatoria dell'INPS e arrivi fino alla diga foranea con questa grande terrazza affacciata a mare. Oggi la diga foranea è un detrattore ambientale, deve diventare invece un elemento caratterizzante della nostra città, questa grande terrazza posta a 500 metri dalla costa, quindi nel mare, con un affaccio meraviglioso sulla città di Pescara. Questo diventerà il fiume con il Molo Nord e con questa grande passeggiata che vedrà anche la realizzazione di ulteriori trabocchi, perché Pescara è una città che ha delle potenzialità incredibili da un punto di vista turistico e noi vogliamo valorizzarle appieno. Sindaco, a proposito di porto, ricordiamo che è già avanti il progetto che voi avete, diciamo, rinvigorito, rinfrescato, il progetto che riguarda l'allungamento dell'asse attrezzato del raccordo autostradale Chieti-Pescara fino al porto canale.
Sì, da troppi anni a Pescara c'erano fondi inutilizzati, ecco, questi del porto che si realizzerà a breve, così come i fondi 15 milioni di euro per l'allungamento dell'asse attrezzato. Io ho avuto un'interlocuzione con l'ANAS, anche Maschia, ferrea, che però ci ha permesso di ottenere direttamente questi fondi, la gestione diretta per realizzare sia l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto canale, ma anche il collegamento tra via Benedetto Croce e il fiume, quindi una direttrice perpendicolare al fiume che arrivi fino allo stadio, e le risorse per abbattere lo svincolo a Trombetta collocato nella zona di San Silvestro in piena Pineta d'Avalos, in modo da riaccorpare alcune aree della Pineta d'Avalos. Un intervento importante che vedrà la luce nei primi mesi del 2021, perché anche qui abbiamo accelerato le progettazioni, così come accelereremo la gara. Però a conclusione io voglio dire un'altra cosa: credo che possiamo andarne fieri. Quest'anno il mare di Pescara è pulitissimo, abbiamo fatto le analisi da febbraio fino a oggi, tutti i 10 km di costa del nostro mare sono risultati puliti attraverso le analisi dell'Arte. È un risultato che non si raggiungeva credo da 20 anni, quest'anno l'acqua del mare può essere quasi bevuta. Sindaco, prima di chiudere, tornando al porto, tornando al fiume Pescara, lei prima parlava di questi lavori, della gara d'appalto che partirà a breve. L'obiettivo è far tornare i grandi collegamenti con l'altra sponda del mare Adriatico. I tempi, diciamo, di questo obiettivo, di questo progetto? Noi pensiamo di poter ripristinare una linea di collegamento con la Croazia già dall'anno prossimo. Stiamo cercando una nave che abbia un basso pescaggio, perché questo risultato vogliamo raggiungerlo a breve, questo collegamento. Certo, quando avremo il porto di Pescara vero potremo ospitare le navi passeggeri, che non soltanto siano dirette in Croazia, ma anche qualche nave di passaggio che vada a Venezia e che si fermi a Pescara, perché Pescara Roma è una passeggiata, quindi credo che dalla parte dell'Adriatico il collegamento con Roma naturale sia proprio Pescara. E dunque ci sono importanti prospettive per quanto riguarda il porto di Pescara con questa gara d'appalto che partirà a breve. Questa è la notizia importante delle ultime ore. Io ringrazio il sindaco di Pescara Carlo Masci, grazie sindaco. Grazie a voi, un caro saluto. Grazie a Loris Bennato per la collaborazione tecnica. Da Pescara è tutto, linea allo studio, a te Andrea. Grazie a te Paolo, grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci. Andiamo avanti con il nostro TG e siamo alla sanità, superamento della fase sperimentale per passare ad una logica strutturata di utilizzo dei servizi sanitari attraverso la telemedicina. È l'obiettivo delle linee operative per lo sviluppo dei servizi di telemedicina in Abruzzo, approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute. Le aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita, teleriabilitazione e attività compensative concordate, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità e ai loro caregiver. In prima applicazione il servizio sarà rivolto a pazienti con patologie croniche come il diabete, pazienti con malattia rara, pazienti con disturbi dello spettro autistico, pazienti afferenti all'area della salute mentale con specifica attenzione all'infanzia e all'adolescenza, pazienti che necessitano di riabilitazione. La scelta di utilizzare la televisita in alternativa alla visita tradizionale è effettuata dallo specialista, che dovrà anche valutare la disponibilità della necessaria tecnologia al domicilio del paziente. L'attività da remoto deve essere sempre proattiva e far percepire ad utenti e famiglie che l'equipe curante è presente come sempre, semplicemente con una diversa modalità. E ora cambiamo argomento e torniamo sulla nuova Pescara, sulle esternazioni di Marcello Antonelli, che ha chiesto di accelerare il progetto di fusione. Ieri è arrivata anche la replica del comune di Montesilvano, che ha definito intempestivo e inopportuno l'intervento del presidente del Consiglio Comunale di Pescara. Il servizio di Stefano Recanati.
Dopo la replica del comune di Spoltore sul processo di fusione della nuova Pescara, oggi a passare al contrattacco sulla nota inviata da Marcello Antonelli nei giorni scorsi è il presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano, Ernesto De Vincentis. Il 4 agosto scorso, si legge nella nota, l'organo progetto di fusione si è riunito al comune di Pescara per riprendere il discorso sospeso a causa dell'emergenza sanitaria e ha deciso di convocare una seduta dell'Assemblea Costitutiva per il 7 settembre. Caro presidente, esorta De Vincentis, perché non ha espresso in quella sede le perplessità rimarcate e diffuse soltanto ieri? Ci preme rimarcare che, nonostante la nostra totale contrarietà al processo di fusione, nessuno si è mai sottratto ai propri obblighi e, quando ha convocati, nessuno ha fatto mancare la propria presenza, nonché il proprio contributo. Stessa cosa dicasi della Commissione Statuto, che responsabilmente, presieduta dal dottor Enzo Fidanza, ha sempre lavorato fino a quando l'emergenza lo ha permesso. Pertanto, alla luce di questi elementi e dato il momento storico che stiamo attraversando, riteniamo il suo intervento pubblico intempestivo e inopportuno. Piuttosto che paventare l'avvio di un commissariamento, occupati come siamo a far ripartire le scuole e a non far chiudere le aziende, sarebbe stato più sensato richiedere coralmente un'immediata proroga al progetto di fusione. È vero che l'articolo 9 della legge regionale 26 del 2018 lo prevede, ma siamo certi che, dato l'attuale contesto, anche il Consiglio regionale ritiene quella del commissariamento una strada improponibile. Nessuno in questo momento sente il bisogno di accelerare un processo che per la sua complessità richiede tempi più lunghi e riflessioni più accurate. Caro Presidente, conclude Ernesto De Vincentis, se è vero che questo processo di fusione coinvolge alle parti tre comuni, bisogna procedere nel rispetto di tutti, territori e amministratori, senza fughe in avanti o strategie personalistiche. La cronaca: deve rispondere del reato di lesioni aggravate un marocchino di 31 anni residente a Montesilvano, arrestato nella scorsa notte a Pescara dagli agenti della squadra volante intervenuti per la segnalazione di una aggressione. Grazie alla testimonianza di un passante, i poliziotti hanno accertato che l'arrestato, dopo una lite con un altro straniero, lo aveva colpito con alcuni fendenti attingendolo al gluteo destro, utilizzando un coltello e provocandogli ferite medicate dal pronto soccorso e giudicate guaribili in 10 giorni. Il 31enne è stato inoltre deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di altri coltelli in ottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pescara e in ottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Il nordafricano è stato trattenuto in questura in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto prevista per la mattinata di oggi. Cambiamo ancora argomento: lavoro e sicurezza sono due dei capisaldi del programma di Gesualdo Ranalletta, che da un paio di giorni ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Celano per le imminenti amministrative. Ranalletta guiderà una lista di ispirazione civica. Ascoltiamolo. La lista è stata messa in piedi, ancora non è completa, ma l'idea fondamentale verte soprattutto sulla necessità di dare un cambiamento a questa città. Vogliamo cambiare il metodo, cambiare le prospettive di questa città, che al momento sembrano essere appiattite a un'attività di normale amministrazione. Ecco, quali sono secondo lei le problematiche da risolvere e le cose da cambiare? Noi abbiamo una grossa necessità a Celano, la sicurezza della popolazione, verso la quale occorre dare una maggiore sensazione di presenza dell'amministrazione, delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Si ripetono con estrema frequenza situazioni di furti alle abitazioni. Un'altra emergenza sulla quale necessariamente vogliamo intervenire e modificare è il problema della droga, che sta assumendo proporzioni preoccupanti. I giovani chiedono interventi radicali, interventi urgenti. Altro problema è lo sviluppo della città. Celano ha moltissime possibilità lato turismo, però sono rimaste sempre solo sulla carta. Turismo è una parola che usiamo da 30 anni a Celano, di fatto non c'è però un vero e proprio programma. Ecco, lavoro, futuro, sicurezza sono un po' dei macro temi che diciamo un po' tutti i candidati mettono sul banco. Qual è la differenza invece del suo progetto politico?
Ma intanto la forza nostra sta nella civicità della lista, è una lista civica con dentro tutte le realtà, non c'è un'appartenenza politica che condizioni in qualche modo le scelte. La nostra libertà è una forza, questa è già una caratteristica che ci può far fare grandi passi avanti. Poi i progetti nella loro specificità verranno affrontati e va prima capito come sta adesso il Comune, quali sono le problematiche vere del Comune, per poi poter successivamente predisporre tutta una fase di progettualità che deve vedere oggi affrontare in primis la problematica Covid. Non dimentichiamo che siamo dentro a questa pandemia e lo stiamo diventando ancora di più in questi giorni. Lista civica, ma qual è l'orientamento? È civica, quindi non c'è un orientamento né di destra né di sinistra, cosa che fortemente ho voluto. Non ci deve stare nessun orientamento politico. Il bilancio del Comune di Montesilvano passa l'approvazione in giunta, ora ci dovrà essere però l'ok in Consiglio Comunale, dove i numeri per il sindaco De Martinis sono più stretti. Vediamo. Primo passo a Montesilvano per l'approvazione del bilancio di previsione 2020. Il documento contabile infatti ha avuto l'ok da parte della Giunta. Ora però dovrà passare all'esame dell'Aula ed in Consiglio i numeri per l'esecutivo guidato dal sindaco De Martinis sono piuttosto esigui. L'assessore Comardi però sottolinea l'importanza di questo primo atto. In Giunta si è proceduto con l'approvazione ieri pomeriggio del bilancio di previsione 2020, che prevede delle importanti novità, tante azioni, importanti provvedimenti. Su tutti abbiamo il completamento della scuola di Viadda, il completamento della scuola di Via Olona, abbiamo inserito dei fondi per implementare la pubblica illuminazione, quindi dovremo estendere delle linee, abbiamo inserito 425.000 euro, sono fondi regionali, per la manutenzione delle strade, manutenzione ordinaria delle strade comunali. Ovviamente, come tutti i comuni in Italia, anche noi abbiamo subito una riduzione delle entrate, ma nonostante ciò noi comunque abbiamo mantenuto l'impianto solido e stabile, similare a quello dell'anno scorso, quindi per cui abbiamo mantenuto inalterate le tariffe, abbiamo mantenuto inalterati altresì i servizi, per esempio gli stanziamenti del verde sono rimasti intoccati rispetto allo scorso anno, quindi abbiamo fatto degli sforzi per poter mantenere una stabilità temporale, quindi rispetto all'anno scorso, anche quest'anno per quanto riguarda i fondi, per quanto riguarda il bilancio. Una nota che mi preme sottolineare perché è importante, abbiamo inserito dei fondi per il PEBA che prevede l'abbattimento e sarebbe il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Pensiamo, Montesilvano ne era sprovvista, noi non l'abbiamo mai avuto questo strumento, però pensiamo che questo tipo di piano ci potrà far fare un salto qualitativo importante. Tra 15 giorni ci aspetta un importante appuntamento, un appuntamento cruciale per la vita amministrativa, perché il bilancio di previsione approderà sui banchi del Consiglio Comunale. Noi dialogheremo ovviamente con tutte le forze politiche, sia maggioranza che opposizione, e ci auguriamo che ogni singolo consigliere voglia portare il proprio contributo affinché questo bilancio possa essere positivo, efficace, efficiente per la città di Montesilvano tutta e per i suoi cittadini. Si svolgerà sabato prossimo 22 agosto allo stabilimento Lido d'Abruzzo di Roseto il primo contest show dedicato ai nuovi talenti nel campo della recitazione, moda, danza e canto. L'organizzazione è affidata all'agenzia Pegaso tramite la PG Management di Roma. Nell'arco della serata devolverà un contributo all'associazione Amici Qua la Zampa per gli animali domestici più sfortunati. Il servizio. Collaborando con la PNG Management abbiamo scoperto che mancavano delle leve dai 6 anni e 80 anni, perché la PNG Management è un'agenzia di spettacolo di Roma e si occupa di artisti già affermati, mentre io per loro mi devo occupare di talenti sconosciuti, e avendo queste esigenze è nata proprio questa idea di creare questo contest, questo spazio contest dove possono trovare le diverse figure, quindi andiamo dal canto, il ballo, la recitazione, l'arte varia, tutte le forme dell'arte varia. Quindi noi il 22 agosto saremo presenti presso il Lido d'Abruzzo con questo format. Avremo come ospiti ospiti e giurati di eccezione, quindi giurati, presidenti di giuria, Walter Garibaldi e
Danilo Piccini della P&G Management, e attraverso questo, attraverso loro daremo anche un contratto, quindi ci sarà una, scopriranno dei talenti, ma uno di loro potrà aggiudicarsi un contratto per un anno con la P&G Management. Poi avremo altri ospiti, avremo il nostro un amico, un autore regista, Fabrizio Silvestri, e poi ci sarà anche per la sezione canto il patron di Sanremo Music Award, il signor Nicola Convertino. In più il nostro progetto abbraccia ogni volta delle realtà. Questa volta noi abbiamo abbracciato l'associazione Quala Zampa, che si occupa di animali sul territorio, quindi di animali abbandonati, di animali che hanno bisogno di una famiglia. Quindi noi attraverso questo contest facciamo conoscere anche queste realtà, e quindi daremo un contributo sia monetario e sia a livello logistico, e tutto ciò avverrà il 22 agosto. Ed ora, prima di passare allo sport, una notizia da poco giunta in redazione con la lettera scritta dal sindaco di Teramo e presidente dell'ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto verso l'assessore regionale Fioretti, con la richiesta di dilazionare l'inizio delle attività scolastiche nella nostra regione, in particolare per l'appuntamento con le elezioni del prossimo 20 e 21 settembre. Appunto, si legge nella lettera: i prossimi 20 e 21 settembre si svolgeranno le consultazioni referendarie, un appuntamento per il quale noi, istituzioni tutte, abbiamo il dovere politico e morale di favorire al massimo la partecipazione popolare come previsto dalla nostra Costituzione, consultazioni che, come sempre è stato negli ultimi anni, si svolgeranno fisicamente anche nei plessi scolastici comunali e provinciali. Tutto questo evidentemente rappresenta un ulteriore fronte critico negli stessi luoghi dove dovranno rientrare le nostre bambine e i nostri bambini, le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Si concentreranno sicuramente molti cittadini esterni al mondo della scuola. In considerazione del fatto che quest'anno le procedure di pulizia, igienizzazione e sanificazione, oltre che di costituzione dei seggi e relativa fase di disallestimento, richiederanno tempistiche maggiori, e in considerazione dell'aumento di costi per l'attività di sanificazione da mettere in campo prima e dopo, mi permetto di stimolare una riflessione nata all'interno del nostro comune insieme all'assessore Andrea Core e della comunità scolastica tutta sulla possibile riapertura delle scuole una volta che le procedure elettorali saranno ultimate. Si tratterebbe di uno spostamento che inciderebbe su pochi giorni, consentirebbe un consistente risparmio e garantirebbe una maggiore sicurezza a tutti noi. Ed ora lo sport, ultime valutazioni in atto in casa Pescara prima di scegliere il nuovo allenatore, anche se tutto lascia pensare che Andrea Sottil resti il candidato principale. Sul fronte organico, club di Serie A hanno messo gli occhi su Gabriele Zappa, che lascerà Pescara dopo una sola stagione in riva all'Adriatico. Vediamo. Quello dell'allenatore è il primo tassello che la dirigenza del Pescara dovrà inserire per programmare la prossima stagione sportiva. In pole position resta la candidatura di Andrea Sottil, il tecnico che ha guidato i biancazzurri verso una soffertissima salvezza. Per la sua conferma ha già speso parole importanti il direttore tecnico Giorgio Repetto. Lo ha fatto nell'immediato dopogara del Curi, lo ha fatto a freddo nel corso della trasmissione replay. Ci sono pro e contro. Tra i contro c'è un rendimento tutt'altro che importante, visto che in campionato Sottil ha centrato una sola vittoria col retrocesso Livorno, peraltro stentata, a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte. E poi anche una fisiologica necessità di cambiare più uomini possibili, protagonisti della peggiore stagione degli ultimi 10 anni. Tra i pro vi sono l'atteggiamento palesato dalla squadra nelle 2 gare di play-out, un Pescara che è sembrato più pronto e più libero mentalmente, anche offensivo, benché il verdetto sia stato centrato ai rigori. E poi la capacità che ha avuto Sottil di entrare in sintonia col gruppo e di lavorare sulla testa dei calciatori, cosa riconosciuta e apprezzata anche da senatori come Fiorillo e Memusciai. Un'opera di ricostruzione dell'autostima del gruppo avvenuta nel corso di una sorta di tritacarne, con poco tempo per allenarsi e tante partite da giocare. Fattori dunque che possono far pendere la bilancia verso il tecnico di Venaria Reale, che nel caso per la prima volta allenerebbe in B avendo a disposizione una squadra dall'inizio. Prima di questo passo però il presidente Daniele Sebastiani vuole vagliare un po' tutte le ipotesi che allo stato sembrano meno accreditate. Lo stesso Repetto ha confermato che dopo aver disputato lo spareggio proprio contro il
Pescara, Massimo Oddo è una soluzione poco opportuna. Oddo, che proprio stamani ha firmato la risoluzione consensuale del contratto con il Perugia. Il nome di Fabio Caserta è stato sovente accostato al Pescara, ma sull'ex tecnico della Juve Stabia sono ora piombate lo stesso Perugia ed anche il Bari. La dirigenza poi ha avviato il lavoro anche sull'organico, 15 i giocatori sotto contratto, almeno anche per la prossima stagione. Tra questi il principale uomo mercato è Gabriele Zappa, laterale basso esploso nel girone di ritorno quando la squadra era in difficoltà con ben 5 reti segnate. Zappa andrà via e ieri sono iniziate le grandi manovre. Il neopromosso Benevento ha messo gli occhi sul giocatore scuola Inter e può mettere sul piatto come contropartita tecnica anche Pietro Iemmello, di ritorno dal prestito di Perugia, dove ha collezionato numeri importanti, 19 reti, ma un brutto finale di stagione, testimoniato anche dall'errore ai calci di rigore contro il Pescara. Resta un attaccante altamente prolifico in B e sanerebbe una lacuna avuta dal Delfino quest'anno. Ma Zappa fa gola anche ad altri club di Serie A e prima di farlo partire il management biancazzurro ascolterà tutte le proposte. Lo stesso Repetto ha messo in guardia circa la posizione di Cristian Galano, un esterno da 14 gol in stagione può piacere a tanti club di Serie A e anche di Serie B, pronti a mettere sul piatto una offerta importante. Intanto è ufficiale una uscita minore. Di rientro dal prestito alla Casertana, il centrocampista Simone Tascone è stato ceduto a titolo definitivo al Picerno. E ora la Serie C, un allenatore giovane che venga dalle categorie inferiori. E questo l'identikit del nuovo tecnico del Teramo. Impazza il Totonomi per il successore di Certeo Di Mascio, che di comune accordo col club è tornato alla sola responsabilità del settore giovanile. Vediamo. Impazza il Totonomi a Teramo, la mossa sorpresa della società di due giorni fa di togliere la prima squadra a Certeo Di Mascio e riportarlo a solo responsabile del settore giovanile lascia al momento un posto vacante non di poco conto, e quando siamo a pochi giorni dalla data del raduno, sabato 22 agosto, con il Teramo che non ha l'allenatore. Situazione ancora più anomala se si considera che c'era ed era appunto Di Mascio, salvo poi sollevarlo dall'incarico senza avere già il nome del sostituto. Probabile che nella scelta abbia giocato un ruolo anche la risoluzione del contratto, decisamente oneroso, con Bruno Tedino, che due giorni fa ha firmato con la Virtus Entella in Serie B. Della ricerca del nuovo tecnico si sta occupando il DS Sandro Federico, a ulteriore conferma di come la società del presidente Franco Iachini abbia intenzione di prolungare almeno un altro anno il contratto con lo stesso Federico, in scadenza a fine mese. Il nuovo tecnico sarà comunque un profilo giovane, emergente, con poca se non nessuna esperienza in Serie C. Identikit che potrebbe corrispondere a quello di Francesco Turrini, ex esterno di Napoli e Piacenza in Serie A e che ha appena concluso il suo mandato da allenatore della Primavera del Sassuolo. Potrebbe cogliere l'opportunità di guidare una prima squadra di terza serie. Contatti vi sono stati con Gianluca Colavitto, abruzzese d'adozione, che subentrato a Battistini lo scorso anno ha portato il Materica alla rimonta e sorpasso sul notaresco con tanto di prima storica promozione in C dei marchigiani dopo il lockdown. La società del presidente Canil però è intenzionata a puntare forte sullo stesso Colavitto, destinato dunque a restare a Matelica. Altri profili ad hoc sono quelli di Paolo Rachini, Pierluigi Iervese, Massimo Paci e Mirko Cudini. Il primo ha allenato in Serie D il Francavilla e, per una parte del girone d'andata dello scorso campionato, il Pineto, prima di essere avvicendato da Amaulo ed ora è svincolato. Stessa cosa a Massimo Paci, reduce da due campionati di Serie D con Monte Giorgio prima e Forlì poi. Più difficile la situazione degli altri due. Iervese è legato al Pescara, dove ha preso il posto di Legrottaglia alla guida della Primavera biancazzurra. Cudini ha già iniziato la preparazione col Campobasso, che lo ha confermato. Intanto per domani mattina è stata fissata una conferenza stampa del presidente Franco Iachini, appuntamento che potrebbe fugare alcuni dubbi circa la guida tecnica e nel quale si potrebbe capire quelli che saranno gli obiettivi stagionali, cosa aspettarsi dalle evoluzioni di quei contenziosi per il pagamento degli stipendi dei mesi in lockdown e se il Teramo cercherà di piazzare ancora quei calciatori con i contratti più onerosi. Era questo l'ultimo servizio del TG6 e tutti i contributi che avete visto in questa edizione saranno a breve disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con l'informazione sulla nostra emittente, i TG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.